Alto là, fermi tutti! Buongiorno signora! Buongiorno! Iodi e Martello! Ah, ma è sempre lei, ma allora è proprio una persecuzione questa! Attenzione signori, gli occhi a me, la grande novità del secolo! Signori e signore, la ditta Calodon, che ho l'onore di rappresentare, vi dà oggi la possibilità di vincere la più piccola ma più grande automobile del secolo, come potrete leggere sul manifesto. Acquistando un tubetto di dentifricio Caladon o uno spazzolino da denti di puro nylon sterilizzato. Ma ogni modo per cuore è norma, questa volta non acquistiamo niente. Scusi, ma non ho alcun rapporto commerciale con il reparto salute. Mi dispiace, signor De Santis, ma siamo proprio pieni di questi dentifrici. Allora devo proprio andarmene alla cassa. Possiamo proprio favorirla. Signorina Nives, una bella firmettina qui, prego. Dove? Non firmare niente, Nives, non firmare niente, per carità. Oh, se n'è ricordato. E come voleva che me ne dimenticassi, eh? Parfum de Paris, gioia di vivere. Guardi che la firma di mia figlia non vale niente. Ha fatto bene a dirmelo. Allora la firmetta la metterà lei. Ah, io non firmo niente. Non firma niente, avete sentito? Non firma niente. Allora sa cosa faccio io? Mi piazzo davanti al suo negozio e dico a tutti gli abitanti di Pomezia che lei non vuole che vadano in macchina, va bene? Ma venga qui, non facci il pazzo e tu firma, se no questo con sta chiacchiera ci mette in mezzo al paese. La saggezza è donna, signor Zanon. Allora 150 dentifricio e 150 spazzolini, va bene? Una parola di 5 lettere, amore. Signor Mario, come sta? Benone. Ecco qua. Ah, se ne ricorda. Voleva che me ne dimenticassi, signora Zaira. Ma lei è tremendo, sa? Senta, 300 e 300, va bene? Ne abbiamo ancora tante. Ho capito, lei preferisce i prodotti della concorrenza. Ma no, lo sa che li mando via tutti, no? Senta, lo sa che oggi lei ha una bella spilla. Questa? È una cosetta così semplice. Semplice, semplice, ma di buon gusto. Ah, lei è di nuovo qui, eh? Ma non vuoi capire che non abbiamo bisogno di niente da lei? Se ne vada! Me ne vado, fuori. Me ne vado, signor Costa, ma non si arrabbi che potrebbe farle male. I miei omaggi, signora Zaira. Arrivederci, eh. E dimentichi il nostro indirizzo, ha capito? Ciao. Ciao, De Santis. Di che umore è oggi? Vai tranquillo. Grazie. Vada fuori! Oh. Non ci serve, per non la cagare! Devi fermare! Ammazza, cattivo che sei! Ciao! Senta, signor Ercole, io qui da voi non ci devo più venire. Voi mi fate sempre tante cortesie. Ma per carità. Mario, io poi non so come contraccambiare, sa. Signor Mario, tenga, questo è per lei. No, no, è troppo, io non posso accettare. Adesso lo prenda. Guardi, fa l'uovo tutte le mattine. Vabbè, se fa l'uovo tutte le mattine. Arrivederci, eh. Arrivederci, ma un altro giorno ci deve far piacere di restare a pranzo con noi, eh. Arrivederci, signorina. Arrivederci, signor Mario. Scusi, va a Roma? Che parte subito? Sì. Me lo darebbe un passaggio? Come no, con piacere. Grazie tante. Porta la valigia. Che spacciato. Grazie, signorino. Dio la ricompenserà. Posso mettere la valigia qui? Sì, sì, la metto. Grazie tante. Ciao, mamma. Tenga la gallina, signora. Via pure. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Marisa. Arrivederci. Ciao. Amore. È arrivato il sor Panfurio, la freccia del Lazio. Adesso lo sentiremo, sono stanco morto. Ho fatto 3.000 chilometri, che vita, non ne posso più. E noi invece ci siamo divertiti tutta la settimana. Vero, Tonino? Eh? Abbiamo lavato, stirato, fatto da mangiare e pulita la casa. Che bel divertimento. E poi siamo andati a fare la spesa. Di notte non abbiamo dormito perché a Tonino gli crescono i dentini. Che bella vita che fa mamma. Beato detto, mica porti i calzoni. Papà. Finalmente, eccomi qua. Come va? Da un bacetto a papà. Ma quando lo aiuterai, papà, a portare la valigia, eh? Sono stanco morto. Che te avevo detto? Pure sta settimana ho fatto 3.000 chilometri, non se ne può più di sta vita. E voi come state? Il pupo ha avuto un po' di febbre. Oh, povero Tonino! Ma adesso è arrivato papà e Tonino non c'è più niente, eh? Già, è passato tutto perché papà è il mago Bakù. Indovina che ti ha portato, papà? La gallinella che fa le uova d'oro. Va bene, vedrai che uova d'oro fa quella. Ci voleva giusto qualcuno per sporcare a casa. Senti, che gli facciamo domani alla gallinella, eh? Gli tiriamo il collettino bello, poi gli stacchiamo le pennucce, la mettiamo nella bilettina e ci facciamo il brodino per Tonino nostro, eh? Invece papà e mamma se la mangiano coi broccoletti. E a papà non gli piacciono, ma tanto bisogna mangiarseli lo stesso. Niupo, ma che vendi pure i rossetti adesso? Io no, perché? E questo che è? Un fazzoletto.
Porco di Rossetto. Mio. Il Rossetto no, ma il fazzoletto sì. Ah, ah, vedere, 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 vedere. Sì, sì, è proprio il mio. E allora? E allora che cosa? Come mai è sporco di Rossetto? Ma, mistero. Mario, che me prendi pure in giro? Ma scusa, l'hai detto tu, il fazzoletto è tuo, il Rossetto no, dunque. Senti, non mi fa prendere i nervi, eh? Ma vieni qua, non crederai mica. E che dovrei credere, eh? E poi sai che ti dico che deve essere anche una di quelle, perché Rossetto è proprio da quattro soldi. Lasciami il tasso solo e non mi tocca, eh? Ma lo sai chi è l'ultima donna che ho baciato, eh? Sei tu. Non te lo ricordi prima che partissi, sotto al portone. Mi hai detto pure pulisciti, eh? Ma un po' senti se è proprio da quattro soldi sto Rossetto. Lasciami! Com'è cattivo! Come fai sentire? No! È da quattro soldi. Beh, non ti credo di avermi convinto, sa? E poi dopo facciamo i conti, eh? Pronto? Ah, sei tu? Hai sentito, Tony? Ammappa la tua madre. Sta! Sì, sì, è arrivato. E coi fazzoletti sporchi di Rossetto. Pure. E tu che gli hai detto? 350. Buonasera. Buonasera. Ma quanto sei stupida. Io vivo me lo magnavo. Buonasera, signora. Buonasera, signora. Allora che fate stasera? Adesso glielo domando, eh. Mario? Che c'è? Vicenza, se andiamo a cena da mamma. Ma veramente io preferirei rimanere a casa. Ma scusa, ci sto tutta la settimana a casa. E va bene, obbediamo. Il signore si sacrifica. Capirai, poverino, è stanco morto. Certo che sfottete tanto di tua sorella. Vorrei vedere voi mangiare male, dormire male, essere trattati male sì. Tutta la settimana. Fa la vittima. Adesso è vettato pure che lo trattano male. Magari lo trattassero male. A me mi sa tanto che te trattano pure troppo bene. E beh, che ci vuoi fare? Tu il marito non ce l'hai più. Io è come se non ce l'avessi. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Che un po' qua, come se non ce l'avessi. Mario, non fare il matto. Mario! Ma guarda questo che fa. Ci manca pure la gallina dentro casa. Ah, oh, tuo padre le pensa proprio tutte, sa. Sei contento che andiamo da nonna? Come ci divertiremo da nonna. Tu c'è sempre da dire qualche cosa. Gliel'ha detto a tuo marito delle guardie? Ah sì, beh, che ci vuoi fare? Mi sono dimenticata. Sono venuti due volte. Pure, e che volevo? Devi presentarti al commissariato. Sarà per il porto d'armi, no? Ah. Grazie. Sarà per il porto d'armi. Hanno fatto la sveltezza, 7 mesi. Che ci farai con sto porto d'armi, poi? Mi compro la pistola, va bene? Sì, pure il mitra. Ma che ti devono rapinare, gli spazzolini da denti? Quanto sei spiritosa, te e tua sorella. Perché queste sono parole di tua sorella, eh? Mi ci vorrei vedere a voi in giro la notte per le montagne. E che notte e che montagne? Tu di notte dormi e di giorno vai per Rossetti, senti, vero? Sì, sì. Senti, sai che ho pensato? Quasi quasi dal commissario ci passo subito. Tanto è di strada. Ma ci aspettano a cena. Ma che ci vuole? Un minuto, salgo e scendo. Beh, basta che ti sbrighi. Senti, però dopo cena andiamo al cinema, eh? Pure. Ma scusa, sto sempre dentro casa. Enza mi ha detto che all'Adriano fanno 20.000 leghe settimanali. Mi ci porti? Io già ho visto. E quando? L'altra sera a Benevento, non sapevo che fare. Hai capito, Donny, questo è quello che di notte va in giro per le montagne. Poveraccio, pure al cinema è costretto ad andare. Per fortuna che c'è una salute del ferro, sennò con la vitaccia che fai. Ridi, ridi, che mamma ha gli occhi, Avanti. Scusi, dottore, c'è il signor De Santis. Fallo passare. Permesso? Accompagnano all'ufficio di Vitiello. Buonasera, signor commissario. Scusi, sa, se mi presenta a quest'ora, ma mia moglie si era dimenticata di dirmi che lei mi aveva fatto chiamare. Si accomodi, prego. Grazie. Sa, sono arrivato questa sera e siccome riparto lunedì mattina presto, sa com'è il mio lavoro, sempre un po' in giro. Lei si chiama? De Santis Mario. Di? Del Fu Vittorio e della Fu Amalia Vincenzini. Nato? Roma, 3/8/1925. Coniugato? Con Valeria Masetti, padre di Antonio De Santis, età 11 mesi e mezzo. Professione? Rappresentante di commercio. È da molto tempo che lavora con il Corodon? 3 anni. E prima? Beh, prima ho lavorato per diverse ditte, sempre in prodotti di profumeria, È un po' la mia specialità. Che cosa faceva nel 1949? Nel 1949? E dunque, vediamo un po', 48, 49. Vendevo prodotti americani. Residuali di guerra, È stato nell'Italia settentrionale a quell'epoca? Sì, in Emilia, in Romagna. La Romagna, Forlì, Forlimpopoli. Forlì, Forlimpopoli, Fidenza, Faenza, belle piazze. Ed è stato a Forlimpopoli che l'11 novembre del 1948
Lei ha contratto matrimonio con Isolina Fornaciari. Matrimonio regolarmente registrato dallo Stato Civile di Forlimpopoli e trasmesso regolarmente all'Anagrafe di Roma. Allora sarei bigamo. Così risulta dai documenti in possesso dell'Anagrafe di Roma. Andiamo bene, del resto non c'è mica da meravigliarsi. Ma lei lo sa che è un mio cugino. Non gli hanno dato la patente automobilistica perché all'Anagrafe risultava morto. Lo sa che proibito sono il clacson? Sì, lo so, ma il bambino non lo sa. Mi dispiace, ma il regolamento di polizia stradale non prevede eccezioni per i bambini. Se lo fa ancora, sarò costretto a levarle con prevenzione, capito? Sì, sì, va bene. Buonasera. Hai sentito, Donì? Amore, su, sta buono. Tu non ce l'hai ancora la patente, tu c'hai solo quella del fiscialetto. Scusi, signor commissario, cerchiamo di ragionare. Se io fossi stato già sposato, quando ho chiesto il certificato di stato civile per contrarre, come dice lei, il secondo matrimonio, mi avrebbero detto, lei non può sposare perché già è sposato, no? A questa sua domanda l'anagrafe ha già risposto che c'è stato un errore. Ah, dunque vede che loro ammettono che possono sbagliare. Tutti possono sbagliare. L'importante è che lo sbaglio sia riconosciuto e che il responsabile paghi. Vabbè, allora paghino loro. Ma che è colpa mia? L'errore è stato di rilasciare il secondo certificato di stato civile libero. Ma il fatto che lei aveva contratto un primo matrimonio sussiste? Ma che è matto? Poi badi come parla, eh? No, signor commissario, scusi, se abbia pazienza, ma si metta pure un po' al posto mio, eh? Se permette, preferisco rimanere al mio. Sì? Va bene. Mi faccia passare nell'ufficio di Vitiello. Beh, del resto se lei è innocente, lo vedremo subito. Oh, meno male. No, stia lì. Ma, scusi. Ma tu guarda che cosa può succedere a un poveraccio. Due mogli. Io ce n'ho una, già mi basta e mi avanza. No, dico così per dire, sa che poverina è tanto buona. Anzi, mi permette, senta, siccome sta qui sotto nella macchina, la seconda moglie per l'anagrafe, io le vorrei fare un fischio, se no quella... No, mi dispiace, non si può. La prego di riflettere, signora. Forse non è lui, forse si tratta di un caso di omonimia. No, è lui, commissario, lo sento, è lui. Vuole vederlo prima lei, signor Fornaciari? Per carità, non me lo faccia vedere se non lo ammazza quel delinquente. Ma poi chi lo conosce? Io non ho mai dato consenso a queste nozze. E poi... ha combinato tutto quella sciagurata d'accordo con la buonanima di sua madre. Una santa! Lei sì! Ma scusi, lei dov'era? Io? A quell'epoca il mio cliente si trovava all'estero, eh. Che estero, sì. Palle! Vuol sapere dov'era il suo commissario? Vuol proprio saperlo? Dica. In galera. E me ne vanto. Per motivi politici, commissario. Per la patria! E per essere rimasto fedele all'idea, quella con l'I maiuscola. Io non so come la pensa lei, suo commissario. Ma non siamo qui per questo, signor Fornaciari. Ha portato quelle lettere? Ah, sì, sì, stanno qua. Ci sono anche delle buste. Grazie. Commissario, sono le lettere che mi ha scritto Mario dall'Australia. Dove non è mai stato? Lei non immagina, signor commissario, i quattrini che ho speso per stanarlo. E le noie che ho dato alle ambasciate e consolate alla polizia. Niente. Sfido che non l'ho trovato in Australia. Era qui, il boia. Ti prego, papà. In questa lettera, il De Santis, si parla di una certa somma prestatagli. Ma che prestata? Rubata! 80.000 lire! Papà, non ti permetto! Signor commissario, glielo date io, glielo date! Oh, guarda! E lo difende anche, quello spudorato! Ma è sempre mio marito! Calma, signor! Signor Fornaciari, vogliamo rovinare ogni cosa! Ma signora, sono passati quasi 7 anni da quando lei lo ha visto l'ultima volta. Cerchi di essere calma e serena. Potrebbe essere cambiato durante tutto questo tempo. Lei, per esempio, mi ha detto che portava i baffi. Ora non ce li ha più. I suoi baffetti arditi. Sì. Calma. L'avverto anche che il De Santis nega precisamente ogni addebito. Io ho l'impressione che ci troviamo dinanzi ad un uomo scaltro che non si perde d'animo tanto facilmente. Beh, comunque, lei resti qui. Appena la farò chiamare, entri da quella parte. Sì. A proposito, avvocato, lei rimanga qui con il signor Fornaciari, sa? È meglio evitare. A pensare che se mi avessero mollato 10 giorni prima, queste notte non si sarebbero fatte. Lo garantisce Leonida Fornaciari. Domandi. Domani in tutte le ville in Romagna chi è Leonida Fornaciari? Sa come mi chiamava lui? Il mastino di Forlimpopoli. Avvocato, non lo metteranno mica in galera. Quello è il suo posto. La sente? La sente? Ma vuoi capire se o no che è un delinquente, un ladro? Ma io l'amo, il mio romanazzo. Cara Isolina, perdonami se non ti ho scritto prima, ma il viaggio è stato lungo e faticoso. Ma questa lettera non è mia. Primo, perché io non sono mai stato in Australia. Secondo, perché non è la mia calligrafia. Però non è difficile trovare un amico compiacente per farsi scrivere dall'Australia. Senta, io di australiani conosco soltanto i canguri del giardino zoologico, va bene?
accomodi. Mario! Ma... Signora! Oh, signora! Signor commissario! Signor commissario, questa è una pazza! Io non l'ho mai vista né conosciuta! Un bicchiere d'acqua, presto! Beh, roba da pazzi! Oh, ci voleva anche questa! Signora! Abbia pazienza, ma la guardi bene! Io piuttosto che sposarmi una così mi buttavo a fiume, mi buttavo! Ma chi ci butto io nel fiume? Guardi, signor Fornaciari, si calmi! Ma chi sei? Fermi! Cantone! Fermi! Ma levatemelo da... Ma si calmi, signor Fornaciari! Fermi! Sai dove io sarò al mondo! Io ti ammazzo! Si calmi. È una parola. Ecco, signora. Grazie. Prego. Tu sarai la mia morte. Non così. Non così avevo sognato il nostro incontro. Maria, finalmente ti sei decisa. Lei ha sempre voglia di scherzare. Devi venire subito a casa dei signori Masetti. È successa una disgrazia. Quale disgrazia? Che cosa? Hanno arrestato il marito della signora Valeria. Oh, per bacco. Mi cambio e vengo subito. Aspetta. Buonasera, cavaliere. Eccomi qua. Che succede? Su, bene, mamma, che ti va bene. Che è successo? No, no, grazie, non ho cenato ancora. No, no, non si disturbi, non si disturbi. Maledetto! Maledetto, figlia mia! Figlia mia, donata! Stai calma. E lui magna! Ma come, c'è il genero in galera, la via disonorata! Noi che non potremo più mostrare la faccia! E quello magna, capito? Stai calma, non ti arrabbiare, ti devi tornare al cuore! Figlia mia, devo io mamma! Ma devo morire, e voi due lì che fate ancora in piedi? Non lo volete capire che è l'ora d'andare a letto? Eh? Quante volte me lo dico? Il cubo! Maledetti, hanno svegliato quell'anima innocente! Ninni, ninni mio! Avvocato! Eccomi, signora, eccomi! Avvocato, ha saputo? Sì, ho saputo vagamente che hanno arrestato suo genero. Ma chi ha fatto? Presta! Sì? Diglielo tu! Presto detto, quel porco c'ha un'altra moglie! Ah, bigamia! Un caso di bigamia! E lei lo dice con quella faccia! Ma... francamente credevo che fosse di peggio! Ma come c'è di peggio? Un uomo c'ha due mogli, due famiglie, c'è di peggio! Ma cosa vuoi che ne importa l'avvocato? Mica è della famiglia lui! Allora, vogliono dirmi come sono andate le cose? Sì, Valeria, dove è andata? Valeria? Valeria? Amore, non piangere! Glielo vuoi dire all'avvocato quello che ti hanno detto in questura? Mi hanno detto... Mi hanno detto... Mamma! Mamma, io mi ammazzo, mamma! Io non dico così, e se vuoi far morire pure a me! E lui che deve morire quel porco! Che ha sposato un altro! Cavaliere! Cavaliere! Che faccio, butto? No, non ci credo, non ci credo, ci deve essere uno sbaglio. Non è possibile, Mario mi vuole bene. Ma se ti avesse voluto bene avrebbe accettato di stare in negozio. Invece lui voleva viaggiare. Perché non gli andava di stare sotto a papà. Voleva essere indipendente. Ma per andare dall'altra, cretina. Magari avrà pure dei figli. Dei figli? No, ninni, ninni mio. Amore di mamma, amore mio, amore. E voi che fate lì? Ve ne volete andare? Abbiamo fame. Povere creature, hanno ragione, non hanno ancora mangiato. Nemmeno io. Andiamo su, Maria. Tu! Se vogliono prestarmi 5 minuti d'attenzione, vedremo il da farsi. Sto buono, non piangere, su. Avvocato, spieghi pure, ma senza tanto vocabolario. Bella signora, il caso è semplice, bigamia. A questo proposito, il codice è molto... Maria, porta un piatto. Avvocato, si accomodi. Grazie, perché vuol disturbare? Ah, no, che vuole disturbare con quello che succede stasera dentro questa casa? Su, ragazzi, mettetevi a sedere, buoni. Mettete il tovagliolo. Sì, va bene. Dunque, articolo 556, bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avendo effetti civili, ne contrae un altro pure avendo effetti civili,
è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Oddio, che vergogna, che vergogna. 5 anni? E quello se la caverebbe con 5 anni? Come si vede che le leggi le fanno gli uomini? Domani mi preoccuperò per far avere la libertà provvisoria al signor Mario. Ma lei vorrà scherzare? Noi l'abbiamo chiamato per farlo restare dentro, non per farlo uscire quel mascalzone. Credevo che mi avessero chiamato per difendere il signor De Santis, ma se sono di parere contrario mi limiterò a difendere la signora Valeria. Ma difende chi? E che mi dia pure bisogno di essere difesa adesso? Ma il codice non l'ho fatto mica io. Ecco qua, l'articolo 556 continua. Alla stessa pena, da 1 a 5 anni, soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avendo effetti civili. È il nostro caso. La signora Valeria ha sposato un uomo già regolarmente coniugato. Ma io non lo sapevo. Dobbiamo dimostrarlo. Valeria! Io m'ammazzo, io m'ammazzo! Valeria! Mamma, io m'ammazzo! Ninni, ninni, mio, 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 ninni, a tu Mario, mi raccomando, che c'ho poco appetito. Ecco, bravo, grazie. Mi accontentato subito. Me ne dai un troppo? Fila, che ti hanno dato pure troppo. Grazie. O meno male, va. Pure oggi pasta e ceci. Pronti. Au, ma non mangi? No. Posa osso. Ma si lugna, va. T'ho detto lascia stare. Ma sempre prepotente, sì. Au, ma che fai, Fachiro? Sono 2 giorni che stai a falsa vota. Ma se insieme a te condannano all'ergastolo, come farai? Io se non mi mettono fuori di qui, sfascio tutto, sfascio! Ma che sfasci? E qua c'è niente da sfasciare. Sta calmo. Ma io sono innocente, lo vuoi capire che sono innocente? Tu? E perché noi no? E qui siamo tutti innocenti. È vero, Palzù? Pronti? Sì, buonasera. Chi l'ha mai vista né conosciuta quella lì? E sta calmo su, e mangia questa minestra. Guarda che non è cattiva. Da un po' di tempo in qua, Regina Geli si mangia meglio. Deve aver cambiato il cuoco. Ma no, no, non me va. Chissà che sarà successo a casa mia. Ma che gli avranno detto a mia moglie? Disgraziata, ma proprio con me se la doveva prendere. Ma sta prima moglie era buona almeno. Ma che te prega te se era buona o non è buona? Ma come quel poveraccio soffre? Fate coraggio. Vedrai che tutto si accomoda. Ah, piuttosto, quando vai dal giudice, sta attento a come parli. Tu di, non mi ricordo. E dormi da piedi. Tanto, a confessare c'è sempre tempo. Ma io non ho niente da confessare, lo capisci? Ho capito, Au, mangiare un po' le minestra. Ti va bene? La vuoi proprio? Sta fermo. E allora te, che non capisci niente. Un pezzo che a mangiare. Tato. Che? Ammazza, te la sei presa tutta te. De Santis Mario. Sono io. Fuori. Ah, lo vedi? Che m'avevo detto? Ciao, ciao ragazzi, e grazie. Auguri. Grazie. Quello si vede con l'ascio. Illusione, vana chimera sei tu, dolce illusione. Mi dica, signora, quanto tempo ha convissuto con il De Santis? 3 giorni e 2 notti. Al tramonto del terzo giorno mi disse, vado a comperare le sigarette. Proprio così mi disse. E da allora non l'ha più visto? No. Però, signor Giudice, vorrei che Mario sapesse che non sono stata io a denunciarlo. È stata la polizia a scoprire l'affare del nuovo matrimonio. Sono passati quasi 7 anni, signor Giudice, ma mi ricordo proprio come se fosse ieri. Io ero solo in negozio. Sa, noi allora avevamo un negozio di panetterie. Non so se è pratico lei, signor Giudice, farlo in popolo. No. Proprio in centro. Tenevamo panetterie, teneri vari. Stavamo in negozio io e la mia mamma. Mio papà allora era lontano. E, come le dicevo, ero solo in negozio. A un tratto si apre la porta e apparso lui. Mi guarda e dice, sa come si dice, vero? Permesso. È stato proprio un colpo di fulmine, signor Giudice. E io prima ancora di rispondere proprio con la parola, è stato il mio cuore che ha risposto avanti. Non
so se le è mai successo, signor giudice. Si limita ai fatti, la prego, signora. Ma questi sono fatti, signor giudice. Ma robusto! Chi te conosce? Capi chi sei? Ah, non mi conosci? Sono aiuto a portarla! Ammazzo io! Basta! Quanto la vedo che si rivolta al deputato! Finiamola! Calma! L'avete risolto da un pezzo! L'avverto che se lei continua a dare in escandescenze non fa che peggiorare la sua situazione. Si accomodi. Signor giudice, io mi credevo che adesso mi facevano uscire. Da ieri mi succedono cose da pazzi. Quello mi ha pure menato, guardi qua. Lei anche in passato ha avuto motivo di litigio col fornaciare? Ma chi lo conosce? Chi l'ha mai visto? Lui e quell'altra pazza. Chieda. Oddio, eccolo là. Senta, senta signora. Signora, mi guardi bene. Forse ieri in mezzo a tutta quella confusione lei mi avrà scambiato per un altro. Mi guardi bene. Lei non mi conosce, no? E glielo dica. Glielo dica al signor giudice. Mario. Lei è venuto per rispondere alle mie domande e non per influenzare la signora. Si sieda. Senta, io le ripeto quello che ho già detto al commissario. Mi sono sposato una volta con mia moglie. Quella lì non l'ho mai vista né conosciuta. Hai capito? Hai capito che non ti conosco, non so chi sei e ne lo voglio sapere. Dunque, signora, ricordi bene le mie raccomandazioni. Quando lei sarà dentro, dovrà dire: sono a sua disposizione, signor giudice, per tutto ciò che può illuminare la giustizia. E se c'è lui, non fare che ti metti a piangere come una stupida. Io ti conosco, non devi nemmeno guardarli in faccia. Avvocato, ma se non fosse vero niente? La sente, avvocato, la sente. Ma signora mia, noi dobbiamo mantenerci in una posizione cautelativa. Avvocato, non ricominciamo quei discorsi difficili. Ma non posso accompagnare io mia sorella? Ma signora, che cosa dice? Ma lei non è parte in causa. Ah no, ma come sono la cognata, la sorella e la zia non sono parte in causa. E la procedura è procedura. L'affetto non ha niente. Signora, come è andata? Avvocato, continua a negare. Lo sapevo. Ma signora, se suo marito continua a negare è uno sciocco. Mi scusi l'espressione. Io non so chi sia il suo avvocato, ma certo è consigliato malissimo. Io, modestia a parte, mi sarei regolato ben diversamente. Ma senti, Valeria! Oddio, avvocato, tocca a me. Signora Valeria, stia tranquilla e si ricordi quello che le ho detto. Lei, madre. Coraggio, Valeria, coraggio. Ci vado anch'io, non ma la lascio va, sola. Per carità, signora Enza, dove va? Lei non è stata chiamata. E che mi importa? Io ci vado volontaria. Ma come volontaria? Ma questa è una cosa che non la tocca da vicino. Lei invece sì, avvocato, stia fermo con le mani, È roba che io andrei a testimoniare tutti i processi contro i mariti. Anzi, se fossi giudice, niente processo, tutti dentro. Anche quelli per bene? Avvocato, ma che ci sono i mariti per bene, eh? Allora ho fatto un affare a non prendere moglie. No, la farà, ha fatto quella che si è presa a lei. Valeria, Valeria mia bella. Sono a sua disposizione, signor giudice, per tutto ciò che può illuminare la giustizia. La ringrazio, si accomodi. No, 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 ma come? Ma non è possibile. Valeria, amore mio, amore mio. Ma dico, non crederai mica, è tutta una montatura, non è vero niente. Io ti prego, ti scongiuro, non è vero niente. L'ho prevenuto, signor De Santis, di mantenere un contegno calmo e tranquillo. Portatelo via. No, 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 signor giudice. Valeria, ascoltami, non è vero niente. Credi soltanto a me. Ma lasciatemi che non ho fatto niente. Si calmi, signora, si calmi. Capisco che lei si trova in una situazione molto spiacevole. Lei era a conoscenza che il De Santis aveva già contratto un primo regolare matrimonio? Ma no, scusi, signor giudice, se l'avessi saputo. Ma è sicuro che è colpevole. Io non lo posso ancora credere. Noi siamo qui per appurare la verità. E lui che dice? Nega, naturalmente. Cosa vuole? Qui negano tutti. Ora mi dica, come l'ha conosciuto? È stato circa 2 anni e mezzo fa. Lo ricordo come fosse ieri. È venuto in negozio. Mio padre ha un panificio, con la licenza anche di articoli di profumeria. E io ero alla cassa. Lui si è avvicinato e mi ha detto sorridendo: buongiorno, signorina. E è cominciato così. Aspetta un momento che ci penso io. Ma non ti preoccupare, ma pensai che qui mi accomoda tutto. Figura di quello, sì. Insomma, tu hai tutti i testimoni veri. E così mi trovai in te, invece. E ti sei andato a scegliere proprio tutti i testimoni che erano presenti al fatto. Ma che hai commesso un errore. I testimoni devono essere tutte persone fidate. Vabbè, vedremo di accomodare lo stesso la cosa. Scusi, barone, vorrei dirle una cosa. Abbi pazienza, ma che intanto non c'è tanto tempo, la sta qua dentro. Senta, barone, quel giovanotto là è l'amico mio, un certo Mario De Santis. Ma è proprio influente sto barone. È un capo in testa, c'ha le conoscenze dappertutto. Quello se te vuoi fa uscire, te fa uscire, è vero? Come no? E perché non comincia a uscire lui? E se vede che c'ha delle buone ragioni per rimanere dentro.
Ma quando uscì, si mette cappello e cappotto e esce, è vero? E come no? A Mario! Vieni qua, senti! Oh, e dammi a quarto cinque. Ammazza, te la sei presa. Ammazza, ancora sana, vedi? Ti presento il barone. Caro amico, quelli non mi ha risposto il suo caso. Ne parlerò al mio avvocato, un principe del foro. Vieni, gente, io considero un po' una missione quella di aiutarvi un po' tutti. È in cella con te? Sì, è in cella con me, una cella buia, fredda, un macello. E poi una caciara. Pare che sta la stazione, un via vai. Anzi, signor barone, se lei fosse così gentile di farci cambiare cella. Ah, vedo se c'è una cella libera al mio piano. Grazie. Se sta bene, c'è una bella vista. E poi persone simpatiche che sono qui da molto tempo. A proposito, c'è sta l'antiquario e Marcellino che devono partire a giorno per Porto Longone. Ah! Vi terrò informati. Caro giovanotto, stia di buon animo, grazie, eh? Barone. Grazie, barone. Grazie. Che uomo quello, ammazzalo che signore. T'ha preso proprio in simpatia, puoi essere contento. Perché vedi, mo, se pure tu devi fare 5 anni qua dentro, e quello che fa qui. Bene. No, Ma io scherzavo, ma come fai a fare 5 anni? Questi mo te li lasciano subito a te. Ma sa, che t'ha detto? Che t'ha detto? Quant'è? 3,90. Ma che è successo? Ma perché è chiuso? Signorina, signora. Aprite! Apri il portone dell'avvocato! Apri! Basta, via di qua! Via di qua! Signora! Ma mi lasciate il passo! Lei sospettava già che suo marito fosse... Questo disturba l'ambiente privato, via! Per andare via, sono per passare a tutti! Ma che dichiarazione formale! Ma per carità, via di qua! Senta, signora! Ma scusa! Valeria! Valeria, vieni qua! Ragazzi, andiamo a sentire un po' quella che ci dice. Senta, signorina, lei appartiene alla famiglia? Io sono la governante di casa Masetti. Ah, bene, potrebbe dire. Fermo un momento, per favore. Ecco come siamo andati a finire, avvocato. Ci vuole pazienza. La stampa è meglio avercela dalla parte nostra. Si ricorda com'era una volta, Tu potevi comprare un giornale a Palermo, a Bolzano, a Taranto, a Torino, ci trovavi sempre le stesse notizie, le stesse fotografie, gli stessi titoli. Adesso invece ogni giornale può stampare tutto quello che vuole. Le sembra bello? Ma no. È andata così. Che ci vuol fare? La democrazia. Pensavo che sarebbe bene di farne una con il cavallo. Con il cavallo. Guardi, signora, ne abbiamo fatte più di 100. Per la nostra agenzia sono più che sufficienti. Ma guardi che il cavallo però è importante, sa, per me. Va bene, su, ragazzi, un'altra con il cavallo. Sa cosa potrebbe scrivere, per esempio? La signora Isolina Fornazzari De Santis dichiara che gli animali sono più comprensivi degli uomini. Ok, scrivi tu. Bigamia. L'ultimo caso di bigamia di cui mi sono occupato è stato nel... 46. Era da poco finita La guerra. È stato un processo bellissimo, a Trani. A Trapani, io ricordo perfettamente. Presiedeva... chi presiedeva? Don Vincenzi, voi dovete fare una cura di fosforo. Impostai tutta la difesa sul desiderio di evasione che è connaturato con l'essenza stessa dell'individuo. L'uomo, l'essere umano, signori, tende a dimenticare fatti, luoghi, azioni, persone sgradevoli. Si forma nella sua psiche, nel suo subconsciente, una sorta di intercapedine. Si abbassa una saracinesca che blocca la memoria. Che blocca la memoria, sì. Oh, signori, si forma qui dentro una serie di compartimenti stagni nei quali sono racchiusi, come in un sepolcro, le scorie, le brutture, le cattive azioni, e l'individuo si sente libero di riprendere, di ribattere strade già percorse, come nel caso del nostro... De Santis. De Santis. Napoletano? No, beh, è lo stesso. Ad ogni modo, giovanotto, sei tranquillo, ho promesso qui al barone di occuparmi di lei
e me ne occupo. Grazie. Buongiorno. Onorevole, a proposito, dovevo parlarle ancora della faccenda d'Alarico. La storia che la vedo che ha rubato a borsetto dei soldati. È una storia strana, un poco complicata. La signora è conosciuta, ci vuole un po' di tatto, l'avvocato. Sentite, avvocato, io vi devo spiegare. Io non sono bigamo, sono gli altri che lo dicono, ma non è vero niente. Io sono innocente, avvocato. Sentite, giovanotto, se volete che l'onorevole si interessi del vostro caso, non insistete sulla tesi dell'innocenza. Noi non posso offrire gli imputati innocenti. Lasciate fare a noi. Mettete una firma qua. Cosa devo firmare? Ma voi volete uscire? E certo che voglio uscire. E questa è la domanda per la libertà provvisoria. La libertà provvisoria? È qua, dove c'è la crocetta. Ecco qua, signore. Messo Dio di mille appuntati. E qua, signore. Buongiorno, superiore. Buongiorno. Senta, per favore, mi ci dà un'occhiata? Ce l'ha messa l'antifurto. Dove si consegnano i pacchi? Allo sportello in fondo. Modulo. Sulla scrivania. Maria De Santis. Chi è lei? La moglie. No, la vera moglie sono io, lei è la concubina. Ringrazio Dio che c'è il pupo, se no te la facevo vedere io la concubina. Ma chi è qui la moglie? Qua ci sono i documenti, carta, canta. E anch'io c'ho i documenti, e più c'ho questo. Insomma, ve volete decidere? Basta! Io con certa gente non mi confondo. Ma chi te conosce, chi te confonde? A te è giusto la Chiappagani, va. Veroni? Oh, dunque, da dove cominciamo? Da Roma o da Bologna? Io direi di alternare supplì di riso e pasticcio di lasagne verdi. Abbacchio al forno, cotolette alla bolognese. Cominciamo dai supplì. Che ne dice, barone? Io direi che per completare ci vorrebbe un sorso di lambrusco e un goccio di frascato. E lo credo. Ma purtroppo qui dentro, pacco scarseggia. Venere c'è vietata. Di mamme? A massimo quanto sono buoni i supplì. Barone, ma lei che dice questa storia... della saracinesca, sarà proprio vero. Che saracinesca? Ma che te sei ammattito? No, l'avvocato dice che qua dentro ci abbiamo una saracinesca e che dietro ci sono i ricordi. Ma che me ne fossi dimenticato? Certo che scordarsi quella, se uno vuole, mica è difficile. Caro Mario, i misteri della psiche umana sono infiniti. Come dice il poeta, il cuore dell'uomo è una foresta tenebrosa e io l'ho attraversata tutta. E ne sono uscito con un piccolo fiore. Ma pietà. Certo che questa storia della saracinesca. Vecchia Roma sotto la luna non canti più. Gli stornelli le serenate di gioventù. Mario, sei già qui? Non ti aspettavo così presto. Ti piace la mia nuova pettinatura? È la linea Arlecchino. Me l'ha fatta Riccardo in via Condotti, sta bene? Oh, ma come sei geloso! Ma Riccardo è un vecchio, uffa, avrà 50 anni. Questa? Oh, dell'anno scorso, figurati. Ah, lui se ne accorge subito quando c'ha la camicia nuova, eh? Ah, lui la voleva più scolata, eh? Ma Mario, ma insomma, ma come sei impaziente? Leggiamo un po'? Ah, non vuoi? Con te non si può proprio farsi una cultura, eh? Ma non sei proprio cambiato, eh? Sei sempre il solito materialista. Mario, Redone. Certo, signora Malia, scusi, San, non ci avrebbe mica le chiavi dell'ascensore. Buongiorno. Queste sono le chiavi dell'appartamento. Le chiavi della macchina se sono presi quelli della ditta. Come, non c'è mia moglie su? La signora Valeria non abita più qui. È andata a stare con i genitori. E da quando? Faccia un po' il conto lei.
Quanti giorni è stato dentro? Mica gli ho mandato a dire al pascià. Ha fatto bene, signora Amalia. Ma com'è che è uscito? Non sarà mica scappato. Gli avranno dato la libertà provvisoria. Adesso fra condoni, amnistia e altri impicci, Regina Ceri se la porno pure affitta. Ha ragione, giusto mancano le casse. Lo dico io. Pronto, casa Masetti, e io? Sono io, Maria. Signor Mario, è lei? Chiamami mia moglie. Non c'è, è uscita. E con chi? Con il bambino. Ma lei da dove sta telefonando? Da dove vuoi che telefoni? Da casa. Ma come da casa? Ma lei non era... Sì, ero, adesso non ci sono più. Chiamami mia moglie. Non so se posso. Ma come non me lo puoi dire? Ma che storie sono queste? Ma io non so, io non so niente. Ma hanno detto che lei non deve vedere più né il bambino né la signorina Valeria. Signor Mario, io glielo dico, però mi raccomando, io non gli ho detto niente. E Giardinetti? Con chi stavi parlando? Era uno che aveva sbagliato numero. Chi era al telefono? Ma io non lo so, io non so niente. So affari vostri questi, io non c'entro. Chi era al telefono? Rispondi. Il signor Mario. Oh, quella sonnini, cammina su. Valeria! Va via! Vattene via! Valeria, amore mio! Non ti voglio vedere, non ti vogliamo più vedere, hai capito? Ma non hai ricevuto le mie lettere? Sì, le ho ricevute ma non le ho lette, ti prego vai via! E allora lasciami parlare, no? Ma come mai sei qui? Sei scappato! No, non mi hanno dato la libertà provvisoria. Amore mio bello, vieni qui, sediamoci un momentino. Lascia che ti spieghi. Tu non puoi aver creduto un solo momento a tutta questa storia. Tu non la conosci, quella lì è una pazza, non l'hai mai vista? Sì, l'ho vista. E allora? Ma ti pare possibile? Valeria, amore mio. Amore. Ecco, tutto bello di papà. Lo sai che il nostro bambino non sarà più il nostro bambino, sarà figlio di ignoti. Ma che dici? L'ha detto l'avvocato, sarà figlio di NN. Che NN? Ninni, sì, Ninni, NN. Mio amore. Che succede? È un delinquente, ha rovinato mia sorella, si vuole portare via il ragazzino. No, no, che è questa? Non è vero niente, io non ho fatto niente. Io lo vedremo. Sono innocente. Lo lasci andare, lo lasci andare. È meglio che non si faccia vedere più quel mascalzone. Avanti, su via, circolare. La commedia è finita. A casa tutti. Onorevole, scusi. Lascia andare, figliolo. Buongiorno, onorevole, buongiorno. Oh, avvocato. Ah, caro De Santis, come mai da questa parte? Senta, avvocato, potrei parlare con l'onorevole? Avete scelto proprio il momento buono. L'onorevole ha parlato per 5 ore. Sì, io lo capisco, ma non posso fare diversamente. Mia moglie se n'è andata da casa, mi hanno cacciato via dal posto. Va bene, la denunceremo per abbandono del tetto coniugale. Ma chi te ne vuoi scappare? Avvocato, io di moglie ce n'ho una sola. E va bene, domani passate per lo studio e vedremo cosa si può fare. Avvocato, senta, avvocato. Vi ho spiegato che l'onorevole si deve cambiare. A proposito, come avete detto che avete perduto il posto? Eh già. Certo, questo è molto più grave. Va bene, venite con me. Capisce che è un guaio, avvocato. State tranquilli. No, è una situazione che l'avvocato che... Aspettatemi qui, vengo subito. La resta è stata tutto un capolavoro. Ma quando avete
smantellata la premeditazione. Frigido patatope animo. Il pubblico ministero non sapeva dove nascondersi. Mi dispiace perché è un bravo giovane. E non è neanche privo d'ingegno, bisogna riconoscerlo, ma sono stato costretto a stritolarlo. E per fortuna sua ho avuto il buon senso di non chiedere la replica, altrimenti. Sì, grazie tanto. Dunque, che mi stavate dicendo? Ah, che siete stato licenziato. Beh, proprio licenziato no, mi hanno sospeso, ma se non è zuppa è pan bagnato. Hanno messo in mano quattro soldi. Quando? 92.000 lire. E questo basteranno per le prime spese, faremo il possibile. No, vado a fare una ricevuta. E no, senta, avvocato. E per regolarità, aspetti un momento. È stata meravigliosa, siete molto gentili con il la causa de Rosi, ha fatto benissimo, io non mi perderò una parola di quella dama. Benissimo, bene, ha fatto bene. Ecco, poi uno di questi giorni passa per il nostro studio e vedremo intafarsi. Ma come vedremo intafarsi, avvocato? Che zia, andate un momento in aula a vedere come si mettono le cose. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. De Santis. Ah, De Santis. Mario De Santis. Come sta? Mica tanto bene, onorevole. A me mi sembra di stare in una gabbia di matti. È una sensazione che abbiamo in comune. Il nostro De Santis è un po' preoccupato. Dove ci volete andare a vedere, sì o no? Subito, onorevole. Oh, caro De Blasi, dunque che... Complimenti, oh, stato grande. Allora si ricordi, onorevole, l'aspetto giovedì sera. Non mancherà, principessa. Grazie. Caro Enrico. Dunque, caro De Blasi, di che cosa vi preoccupate? Onorevole, io dico una cosa, ma è mai possibile che uno sia accusato di un reato, come dice lei, che non ha commesso e si è messo in galera? Così, solo perché uno gli salta in testa e io sono un altro. È una situazione paradossale, direi quasi pirandelliana. Ma di che cosa vi preoccupate? Ricorreremo in appello. No, ma quale appello se mi devono ancora fare il processo? Scusi, onorevole, cosa prevede? L'accusata sarà assolta? Assolta no, anzi le dirò, non lo desidererei nemmeno, vero? Non funziona. Non lo desidererei nemmeno perché, a dire fra noi, si tratta di un delitto veramente efferato. Prego. Lei ha sentito la mia riga? Magnifica. Ecco. Io ho puntato molto sulle attenuanti, motivi d'onore, stato d'ira, vizio parziale di mente, 16 anni. In appello la condanna sarà ridotta a 10, poi forse anche... Onorevole, 8. È suonato il campanello, sta per entrare la corte. Ah, così presto? Strano, neanche una mezz'ora. Allora, onorevole, cosa fa? Non viene in aula? No. Arrivederci. Caro De Blasi, senti come batte questo mio povero cuore. Dopo tanti anni, dopo tante battaglie, batte ancora come la prima volta che difesi in assise. Fu a Cassino, Margherita? Fu a Cassino lasciamo andare. Anche allora difesi una donna, aveva assassinato la suocera. E questa? La suocera e il marito. E voi vi preoccupate di una causa, di che cosa siete stato accusato? Di bigamia, onorevole. Ah, bigamo, tu saresti bigamo. Ma no, io onorevole. Figliolo, caro De Blasi, chi di noi non è un po' bigamo? Onorevole. Ebbene. Ergasto. Ha vinto il giudice a latere. Non mi è mai piaciuto che la faccia. Ah, si vogliono divertire. E vabbè, ci divertiremo in appello. Onorevole. Amari, e quando sei uscito? Stamattina. Io pure. Ma non è riuscito martedì? Sì, è riuscito, ma mi hanno trattenuto. 3 giorni di firma alla centrale per accertamenti. Ma con Quirino non si accerta. Quirino non coadiua. Figurati che io qui c'ho la saldatura autocera. Mannaggia, come sono contento di averti visto. Au, che ti dispiace che ti ho fermato. Ma quanto sei scemo. Cosa sei venuto a fare qui? Sono venuto a parlare con l'avvocato. Figurati che mi ha chiesto 15.000 lire per le prime spese. 15.000 lire, pensa un po'. Io piuttosto ritorno dentro. Senti, Quirino, io te la verità volentieri. Oh, ma mica te l'ho detto per questo. Anch'io sono venuto dall'avvocato. Ah, sì? Capirai, mi ha scolpato. 92.000 lire, pure a me per le prime spese. No. Sì. Ma Cicero, hai capito? Bella la vita dell'avvocato, eh? E io se rinasco cambio mestiere, mi metto a fare l'avvocato pure io. Su, Nini, mangia. Mangia bello, su. Così finiamo e andiamo a Ninna, eh? Questa è per la mamma. E questa è per il... Papà. Per la nonna.
Pronto? 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 E allora? Non era lei? Sì, sì, era lei. E perché ci ha parlato? Ma che ne so, non c'ho più nemmeno il coraggio di parlare con mia moglie. Tu guarda come m'hanno ridotto. Mannaggia. Non ne posso più, ecco. Senti, Mario, io capisco che il tuo stato d'animo non è idoneo, ma qui bisogna pure affrontare il problema alimentare, no? E qua c'è rimasto più niente, c'è solo una scatola di farina lattea, eppure vola. E qui c'è con che ritornare Cinecelli a mangiare pasta e ceci. Va bene, non ti preoccupare, scendo io, speriamo che mi fanno ancora credito. Senti, ma se ti fanno credito, e pensa pure per domani, perché sennò... Pronto? 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 Chi parla? Pronto? Pronto? A chi telefonavi? A chi me pare? Perché adesso non sono più padrona di telefonare? E che sto sotto controllo? Come sei nervosa. Sì, sono nervosa. Che c'è da dire? Sono nervosa. Non mi ci sono ancora abituata a stare senza marito come te. E non mi ci voglio abituare, va bene? Ma perché non lo vai a cercare allora? Non gli butti le braccia al collo, non gli chiedi scusa. Come hai fatto tu con tuo marito, eh? Solo che lui ti ha detto di no! Che c'è? Ho litigato con Valeria. Tanto per fare una cosa nuova, volevo dire che c'è per cena. Ma è possibile che tu pensi sempre a mangiare? Non ti accorgi delle tragedie che succedono in casa tua? Che è? È la signora Valeria, è andata via col bambino. Oh, Madonna. Valeria? Valeria? Chi è? È un momento, ma che bella pesce. Buonasera, signora, desidera? Signor De Santis, prego. Abita qui, mi è sceso un momento, perché... Va bene, aspetterò. Ma come aspetterò? Ma scusi, signora, lei chi è? Io? Sono la moglie. La moglie? Ma prego, signora, si accomodi. Scusi se trova tutti in disordine, sa, siamo un po' accampati qui. Ma lei chi sarebbe, scusi? Io sono Quirino, Quirino Proietti. Sono un vecchio amico di Mario e siamo stati insieme sotto le armi. Aviatore, anche lei? Sì. Ah, sì, sì, in aviazione. Volavo. Scusi, lei è molto più vecchio di Mario, però. Io? No, è mica tanto, signora. Qualche annetto di più, così sa. Sa, signora, io ero ripetente. Romano anche lei? Perché si sente? No. E scusi, signora, mi tocca una curiosità. Lei è la prima o la seconda moglie di Mario? La prima e l'ultima. Ah, scusi, sa, siccome la vedevo così carina, così giovane. È vero? E come no? E acqua. Speriamo che poi. Scusa, signor Quirino. Lei mi ispira tanta fiducia. Grazie. Non è che Mario si trovi in ristrettezza adesso? Come? Oh, signora mia, qui in questo momento siamo peggio della serie di Forta Pace. Mi prometta però che Mario non lo saprà mai, perché sa lui è così fiero. Per carità, signora, non dubiti, Mario non lo saprà mai. Grazie. Prego. Prego, signore. Grazie. Valeria! Mario! Che devo aspettare? No, scusi, un momento. Mario, per favore. No, io non c'ho più niente. Beh, prendi qui nella borsetta. A sto mondo non c'è più religione. Ecco qua, e non c'ho il resto. Tenga pure. Grazie. Come bello, stai, amore? Bello, va bello, bello. Che vergogna. Come ti hanno trattato? Non mi dici niente. Non mi ci fa pensare più, ma sono così contento di essere tornato a casa che... Ma che hai fatto? La spesa? Non c'era rimasto più niente, su. Non ci avevo pensato. Beh, prendi il fumo. Io vado a comprare qualche cosa. No, ma non c'è bisogno. C'ho tutto io. C'ho il pane, la pasta, c'ho pure il vino in tasca. E il latte per Ninni? Oh, povero Ninni. Non ci aveva pensato, papà, no. Faccio presto, eh? Sì, fa presto, eh. Andiamo. Bello, bello, Tonino di papà, sei contento che sono tornato, eh?
Ma no, papà. Ma stai tranquillo, papà. Ma scusa, ma di che cosa ti preoccupi, scusa? Abbi pazienza. Ma insomma, uffa, basta con la legge. Non sono mica venuta a Roma per passare le giornate con l'avvocato Traversa, no? Ma insomma, papà, in fondo sono in casa di mio marito, no? Cosa hai detto? Cosa, mascalzone? Guarda che quando parli così non ti posso proprio sopportare, sai? Ciao! Povero papà, sa, lui mi considera ancora una bambina. Ma no. Oh, e mo come si fa? Tonino, aiuta papà a suonare il campanello. Su col ditino, su. Ah, ma non sai fare niente, eh? Da quando non c'è più papà sei diventato uno gnoccolone, eh? E questo chi è? Ma come chi è? Questo è Tonino, è mio figlio, no? Bello! Mario! Oh, beh, e che fa questa? Ah, ma è... Mario, avevo pensato di farti una sorpresa. Ma che fai? Mo te la faccio vedere io, la Mario. Sorpresa. Mario sta disgraziato, Mario. Ma che fai, Mario sta buono? Io ti ammazzo! Ma come? Ma non ti parlo che l'hai mai fatto passare! Ma che l'hai fatto diventare pazzo a me? Io ti ammazzo! Questa è mia moglie. Per carità, non diamo esca, giudicalo io se ci sono gli estremi del sequestro di persona. Ma che esca, esca? Sta calma, che l'avvocato, laggiù! Oddio, pure voi, ma che volete? Dov'è Valeria? Calma, calma, non con me un momento. Siamo riusciti a arbitrare le nostre ragioni. Ho parlato turco allora. Ma dove è andata? Qui non c'è. Dov'è Valeria? Non c'è. Come? Ma come? E allora sta creatura è venuta sola. È andata a fare la spesa. Bene, prendiamo atto che la signora Valeria è andata a fare la spesa. L'aspetteremo qui. A niente contrario. No, io no. Ecco, inquadrano io giuridicamente il caso. Sì, inquadrano qui. Ma la piantella, come altro che inquadrano. Ma allora perché se mi avete fatto venire? Zitta, sono parenti! Via con queste mani! Ma insomma, che cosa fuma lei? Ma zitta, ma che roba, manca lei un'altra volta! Va bene, me ne vado! Oh, ecco, brava, brava! Ehi, che modi! E dica Mario che non è per gli schiaffi, ma per il modo come me li ha dati. Sì. Vado unicamente per non aggravare la sua situazione. Ecco, brava, meno male che ha capito. E ci si mette un'occhiata. Zitta! Piano che ci sentono! Piano! E dai con suo primo matrimonio! Ma no, ci sono! Ma io andiamo nel bagno! No, ma che siete morti? Vado io, vado io! Vado qui, andiamo insieme! Chi è? Abita qui Mario De Santi? Sì, perché? Ah, ci sei! Dove è nascosta? Idolina! Ma che volete? Idolina! Qui siamo a casa mia, mi piaccio a fare tutti! Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? È mio padre! Da questa casa, finché non viene fuori via! Calma, se ne fornaciari, la prego non la direbbe! E qui siamo in casa! Ma che strane, strani! E qui bisogna che si scogliamo, se no sono dolori! Nemici di se stessi, ma uno come te, figlio mio. Avevi ottenuto la libertà provvisoria, ma che altro andavi cercando? Io niente, sono gli altri che hanno cercato me. Ti avevo raccomandato di restare a casa. E dove stavo? Sì, ma solo! Tu invece ti lasci sorprendere con la moglie legittima e l'amante sotto lo stesso tetto? Ma onorevole... Sono stato giovane anch'io, ma... Ma insomma, che cosa ho fatto? Che ha fatto? Diteglielo voi, don Vincenzi. Niente, niente. Concubinato, sequestro di persone. Sottrazione di minore, minacce, ingiurie, violenza privata e via di fatti. Io non ci capisco più niente, io divento matto, divento. Certo, sarebbe una soluzione. Fate subito una richiesta di perizia psichiatrica. Vattene.
Ti sei messo in un bel labirinto, ma troverai anche tu la tua Arianna. Ma chi è Marianna, onorevole? Lo so io, lascia fare a me. Ciao, caro. Un sigaro. Grazie, eccellenza. Buongiorno. Mancata. Avvocà! Bella difesa che mi ha fatto! Ti ringrazio, te sto rimbambito! Oh, ma quando esco? Te vai quando esco? Me ne mangi il cuore! E te vai, me ne... Quanto ha avuto? 16 anni. Azzurri, ma quando apre? Tra 10 minuti. Ah, grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno. Senti. Oh, buongiorno, signor Isolina. Buongiorno, signor Ferina. Ha avuto notizie? Sì. Ho ricevuto una lettera. Me l'ha portata l'amico mio che ci do ieri sera. Cosa dice? Che dice? Ah, ecco qua. Caro Quirino, tu dirai che potevo scriverti prima, ma la verità è che non ne avevo voglia. Non ho scritto a nessuno e non leggo nemmeno le lettere che ricevo. Non voglio più ricordare niente e nessuno. Aspetto giovedì e spero che mi condannino. Vorrei restare qui dentro per sempre, lontano da tutti. Mi hanno fatto la perizia psichiatrica e dicono che sono sano di mente, ma io però non ci credo perché non capisco più niente. Sono tanto avvilito, caro Quirino. Almeno ci fossi tu qui dentro. Se lo trovi, portami il maglione blu. Deve stare nel baule. Ci sarà da pagare l'affitto. Come farai? Io non so più da quanto tempo sto qui dentro. Ti abbraccio con affetto, Mario. Ah, post scriptum. Se ti capita di vedere il mio bambino, bacialo per me. Sono tanto triste e ho tanta voglia di piangere. Poraccio, mannaggia. Oh, meno male, hanno aperto, va. Ninni mio. Allora, signor, qua c'è un prezzo. Allora, quale? Questa è qua. Chilo subito. Noi pigliamo la circolare. Tieni, Tonino, sta buono, eh? Mi ci dà un'occhiata, per favore? Sì. Non si preoccupi, signora, ci sto attenta io. Grazie. Bello. Vuoi una caramellina? La vuoi? Bello, Tonino, bello. Somiglia tutto a Mario. Davvero? Stavo guardando se è una caramellina. E ce l'ho nemmeno io. Oh, scusi. Ha già messo i dentini, signora? Ha già un anno. È caruccio davvero. Proprio un bel bambino. Grazie. Senta, dica. Per l'affitto non si preoccupi, ho già provveduto io. Signora, se lei crede, io posso anche andarmi, soltanto che Mario mi aveva pregato di... No, grazie, la casa è meglio che non rimanga vuota. Grazie. Buongiorno. Ciao, Doni, ciao, bello. È caruccia, eh? Sì, una brava ragazza, sembrerebbe. Sì. Mi piacerebbe che sapesse che io non ce l'ho mica con lei, vero? E perché non glielo dice? No, non posso. Ma come non posso? Venga, venga con me, signora, glielo dico io, glielo dico io. Non c'ho coraggio. Ma come non hai coraggio? Se non c'è coraggio, glielo do io, signora. Signora, permetti una parola. Scusi, signora, la signora le voleva dire una cosa. Dica. Andiamo, e perché non glielo dice? Ma non so io. Allora parlo io. Vede, signora, lei non ce l'ha con lei. Anzi, gli è tanto simpatica. Ma per quale ragione dovreste litigare voi due? Ma che è colpa vostra se vi siete innamorate tutte e due dello stesso uomo? Eh? Già, per la signora è più facile. Ma per me? La legge è dalla parte sua. E io rimango zitella e con un figlio senza padre e senza nome. Ma io ho parlato con l'avvocato. Mario potrà riconoscerlo, il bambino. Già, se lei non si oppone. Perché mi dovrei opporre, scusi? Dice sul serio? Senta, Valeria, mi permette che la chiamo così, vero? Guardi, Quirino ha ragione. Noi non dobbiamo essere nemiche, anzi... Diciamo, l'amore per Mario deve unirci, non dividerci. Mario vuol più bene a lei. No, che dice? Guardi, lo so, mi lasci dire. Se non fosse così non mi avrebbe dimenticata. Lei è giovane, è carina. Se Mario vuole, io sono disposta anche a rinunciare a lui. No, non è giusto, e poi non lo vorrei più nemmeno io. Non dica così, Valeria. Lei lo deve perdonare. No, non posso, Isolina. Non potrei mai.
Lei non sa quanto ho sofferto. Mo che famo? No, c'è gente che guarda. E poi si vanno pure credere che sono stato io a farvi piangere. Piuttosto, la prima cosa adesso, la cosa più importante, è quella di pensare a come impostare il processo. Punto primo, non mi dovete costituire parte civile. Ma l'ha fatto Taveri, veramente? Mannaggia, lo sapevo io. No, date retta a uno che se ne intende. Non vi fate imbrogliare all'avvocato. E quelli sono fatti apposta per complicare le cose, Guarda come sono belli. No, questa appena sentirà fare dei bersaglieri non lo regge più nessuno. Sei proprio come tuo padre, eh? Scusi, signora, ma Mario non era aviatore. Chi, Mario? Se lo sente dire sta fresco. Guai a chi glieli tocca i bersaglieri. Pensi che a casa c'è ancora il piumetto. Ma adesso gliel'hanno mangiato le tarme. Ma lei mai ha detto che Mario era in aviazione? Ma altro, scusi, bersagliere. È sempre stato bersagliere. Buongiorno, pasticceria è buona. Mannaggia. Avvocato. Eh? Ah. Buongiorno. Questi sono tutti i desanti di Mario che ho trovato per il 25. Ma che dico, cavolà? Sono tutti questi. No, questi sono solo quelli di Roma. Ah, perché ci sono pure quelli di Roma? Ce ne sono 200-300. Pure. Se vuole li vado a prendere. No, non c'è bisogno, grazie tante. Arrivederci. Avvocato. Eh? Si incontra quell'amico suo, le dica che ho contribuito anche io per le ricerche. Sì, certo. Per quell'eredità. Quale eredità? Quella che mi ha parlato lei. Ah, l'eredità di De Santi. Sì, come no. Penseremo senz'altro a te. Figurati, senz'altro. Intanto prendi queste. No, prendi, non posso, fuma la mia salute. Grazie. Ciao, arrivederci, caporale. Rivederla. Mazza che avvocata, oh. Signora, ma lei l'aveva detto alle 5 per la prova, non è vero? Buongiorno, dammi il caffè per piacere, va. Un caffè? Oh, scusi, ma lei? Ma tu non sei Mario De Santis? Sì, perché? Ah, ma allora stai nella M. Quale M? Ah, come quale M? Nell'aviazione militare, nel 46, non ti ricordi? Ah, no, io stavo nei Granatieri. Nei Granatieri? Ma come, così basso stavi nei Granatieri? Ah, come sarebbe a dire così basso? E niente, così, mi sono sbagliato, e che ci mi sento tardi, Ecco il caffè. Non voglio più. Come sarebbe a dire non voglio più? E non voglio più che uno obbligato a pier caffè. Mi fa male, mi dai nervi, va bene. Tutta a me in mano da capità. Mi raccomando che la cotola non piccola. Ma la pazzi. La gara telefonare? Chi? Lei. Io? Magari. Se avete ascoltato, non capisco che senti nell'ante che esisti. Ma come te la dici che non c'è stato? Ma come ho capito, e mica ti ho rubato qualche cosa, e pianta. Ammazzi come sono gentili sti romani, oh. Andiamo. Portiera? Dico. Buongiorno, scusi signora, abita qui Mario De Santis. Cala Cinterno 27, ultimo piano. Ma c'è l'ascensore? Sì, ma è rotto. Ah, va bene. Ah, guardi, è fortunato, sta uscendo proprio adesso. Buongiorno. Ma chi è, quello in divisa? Sì, è brigadiere di pubblica sicurezza. E sta al reparto mobile? Sì, sta alla mobile, perché... Buonasera. Queste macchine, non mi toccano a piedi. Scusi signora, ma è il vicolo dell'acquedotto, Felice, ma andò sta? È questo? Ah, è questo qua. E senta, non sa mica se ci abita un certo Mario De Santis. Sì, perché? Niente, così, era amico mio, abbiamo fatto il soldato insieme. Abita qua, è mio marito. Ah, suo marito, complimenti. Sì, ma adesso non c'è. No. Ah, ecco, lo sta arrivando. Ma che è quella? Sì, perché? Ah, no, niente, mi sarò sbagliato, non è quello che cercavo. Buonasera, signore. Buonasera, ma che fa questo? Un mondo lo trovo, sto De Santis. Ehi, dica, ehi, scusi. Beh. Senta un momento. Ma che... Mi hanno detto che lei mi cercava. Io cercavo un amico mio, un certo De Santis, che aveva fatto il soldato con me in aviazione. Ma non è lei. E so io che mi chiamo Mario De Santis e ho fatto il soldato in aviazione. Ma lei? Ma tu di che classe sei? Del 25. Ma è impossibile. Che cosa è impossibile?
Ma come fai a essere del 25? Ma sono un po' ingrassato. Oh, ma dimmi un po', ma del 1949 a Forlì in Popoli, ma tu non hai sposato una certa Isolina Fornaciari? Isolina Fornaciari? Oh, quando va? No, io non do niente! Ma fermati! Ma io sono niente! Che mi fanno male i piedi! Fermati! Sono amico! Non sono la guardia! Apri! Apri! Tu vuoi essere un innocente condannato a un colpo sulla piede di te? Io voglio essere assolto! Dai, adina la capa tosta, so! Mi prometti testimone, sono contro di te! Anche volendo, con che cosa ci difendiamo? Con le chiacchiere? Che diciamo al tribunale? Non è vero niente, e basta! Ma insomma, allora un disgraziato che... Un disgraziato prima cosa deve pensare di salvarsi! Sa sentire chi ne sa più di te! E poi sono tutto d'accordo su questa linea. Tutti? I formaciari e i masetti hanno rinunciato a costituirsi parte civile. E la prima tua moglie è anche disposta a concedere il riconoscimento del figlio della seconda tua moglie. E questo non me l'aveva mai detto. E l'ho saputo adesso. Perciò, una bella confessione. Noi ti facciamo avere il minimo della pena. E con la condizionale oggi stessi esci e te la vai passeggiando per il corso. E allora mi tengo quella come moglie per tutta la vita. Va bene, quando poi sarai libero cercheremo di fare qualche cosa, cercheremo l'allungamento. Lascia fare a me che stai in buone mani. Mi raccomando, è confeziona completa. Non ci capisco più niente. Chiamiamo il processo a carico di De Santis Mario, detenuto. Fate entrare l'imputato. Mario! Oh, oh, oh. Isolina, contegno! Fate uscire dall'aula i testimoni. Calma, signore, calma. Testimoni fuori, avete inteso, il presidente? I testimoni non possono rimanere. Andiamo fuori, anche voi! Signore, la procedura non l'ho fatta io! Andiamo, anche voi, andiamo! Ma come ci hanno fatto entrare la domanda in cima? Dopo l'esclusione, dopo l'esclusione! Vedrà che tutto si accomoda! Il Santibus Rebus, non c'è il dubbio! Valenza! Vorrei presentarti i miei clienti, può essere molto utile questo incontro. Ma con piacere, il signor Fornaciari. Signor Masette, la signora Masette. Piacere. Signora Valeria. Allora riconoscete di aver contratto matrimonio con Fornaciari Isolina l'11 novembre 1948. Sì, sì, è chiaro che tale. Sì, signor Presidente. Cancelliere, mettete a verbale, procediamo. Usciere, fate entrare il primo teste. Il fatto è che a Roma il pane si fa senza sale, ha capito? Ah, in Romagna no! Da noi olio, sale e crack biscotto! Ha confessato! Eh? Sì, quel porco ha confessato tutto! Oh. No, no, non è vero, non ci credo! Non ci credo, non è possibile, no, ma non è possibile! Ha visto? Siamo a posto, no? Fornaciari Isolina, in aula! Oddio! Coraggio, signora, coraggio, andrà tutto bene! Papà! Ma che qua ragionavo, tu lo salvi quel povero amico mio. Ma che me frega a me dell'amico tuo? Ma come che te frega? Quel poveraccio sta per essere condannato da 1 a 5 anni. E che vuoi che me li becco io? Ma tu non ti becchi niente, c'hai tanto bene l'articolo 479 che appena le presenti danno pure la medaglia e poi ci sono, ma c'è meglio. Ma quelli sì. Ma signor, io dica pure lei, che mi faccia le soldi. Alfred, qui per dare una bella sistemata. Oh, dove stai? Oh, Mario! Oh, Mario! Tu mi fa ancora che mi dia il piedone! Fermati! La confessione resa dall'imputato in udienza con voce dissimulata accoratezza non può indurvi a guardare con occhio meno severo a questo ignobile caso di violazione della moralità familiare. Dal banco della difesa fra poco vi si dirà con accenti inutilmente patetici che le ignare vittime di questo giovane sciagurato sono venute qui quasi a difenderlo. Ma signori miei, credete forse che le mogli di Barba Blu, sorgendo dalle loro tombe nei sotterranei del castello... E qua che cosa siamo? Accuso o difesa? Difesa. Onorevole, mi raccomanda a lei, Il Stai tranquillo. Il caso che vi apprestate a giudicare è di una semplicità, direi così, elementare. Tutto è chiaro, tutto è lampante. Di che cosa è accusato? Qualsiasi considerazione ormai... Bigamia. Sì, pensate, bigamia, ricordo un perfettamente. Un volgare caso di bigamia... il cui eroe è una tipica espressione di certa gioventù di oggi. Chiedo pertanto che ai sensi dell'articolo 556 del codice penale l'imputato venga condannato ad anni 3 e mesi 9 di reclusione, 20.000 lire di multa, all'interdizione dei pubblici uffici per la durata di 5 anni e ad ogni altra conseguenza di legge.
Ecco. La parola è alla difesa. Entrando in quest'aula ho sentito fare il nome di Barba Blu. Ho pensato per un attimo che non nel tempio della giustizia io mi trovassi, ma accanto ad un focolare ad ascoltare le favole della vecchia nonna. E forse non m'ero del tutto ingannato, signori della corte, del tribunale. Vi si stavano raccontando delle favole. Perché in fondo, signori del tribunale, di che cosa deve rispondere qui l'imputato? Deve rispondere niente meno che del reato di bigamia. Bigamia. Il termine viene dal greco, la lingua di Omero e di Pindaro, inadatta alla freddezza delle aule giudiziarie e degli articoli del codice. Bigamia, restituiamo alla parola il suo dolce significato etimologico. Bigamia, due volte le nozze. Signori del tribunale, condannereste voi costui se avesse 100 amanti? E del resto il suo fisico, su, il suo fisico non contrasta con questa ipotesi. Che vergogna! Si leverebbe la spada della giustizia contro l'esuberanza di un giovane innamorato. Perché di che cosa è lui colpevole? È colpevole della sua ingenuità, della sua onestà, perché ha creduto nella sua mentalità elementare ma sana, ha creduto di poter legalizzare la sua posizione nei riguardi di una donna, di una giovane che volontariamente... nell'abbandono dei sensi, in un pomeriggio d'estate, quando i freni inibitori si allentano, sotto la sferza del solleone, aveva offerto a lui, completamente ricambiata, il dono della sua verginità. Ma che è matto? Silenzio! Basta! Ho detto basta! Silenzio, fateci tutti! E tu che c'hai da ridere, eh? Basta! Presidente, chiedo perdono. Avvocato, continui. Allora, signori, quando il richiamo del buonsenso tornò nell'animo placato del nostro giovine amante, quale soluzione più equa, più giusta, più necessaria, più generosa è quella di condurre la sedotta all'altare? Ma sì, facile obiezione. Mi si dirà peccato di maggio. Peccato di maggio. Ah, sì. Oh, signori, vorrei ricordarvi quel meraviglioso canto di Gabriele D'Annunzio, il peccato di maggio. Ho tirato fuori Gabriele D'Annunzio, quel siamo meraviglioso canto così vibrante di faunesca sensualità, che è tutto un'apoteosi della carne in tumulto. Ma io allora, non ci voglio venire. Scusi, mi sa dire dov'è che discutono la causa De Santis? Là. Ah, grazie, ma io non conosco nessuno. Ma che ti importa? Mi conosci a me, qui mi conosco. Vado, ho paura. Ma non avevi paura? Ma proietti, non lo sai che non può entrare? Ma perché? Devo andare là. Andiamo. Ma perché non posso entrare? Lo sai benissimo che i pregiudicati, gli ammoniti, le persone che non indossano abiti decenti non possono entrare. Ma perché? Non le sembra un vestito decente? Cammina, cammina, non fare lo spiritoso. Ah, brigati, è per piacere, guardi che si tratta di una cosa importante. E qui si tratta di salvare un innocente. Quello che sta lì non è il vero Mario De Santis, il vero marito è un altro. Beh, cos'è questa storia? Non gli dia retta, signor giudice, lo conosco questo. Ma come non gli dia retta, eccellenza, per l'amor di Dio, ma ascolti almeno lei. Quello che sta lì non è il vero Mario De Santis, il vero marito della matta è un altro. E questo... Oh, indossa! Vedo! Oh, oddio mio! Oh, fermete! Fermete, andò vai! Lasciatemi perdere, non ci voglio venire!
se l'amore oblio, oblio di tutto del mondo. Oh, che ti sei addormito? Che ore? Che ore? Che ore? Costui non ricordava più la lugubre farsa di Forlimpopoli. Sì, signori, farsa! Perché quel matrimonio fu tutta una farsa, signori, farsa! 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 Oh, senti cosa dici? Calma, signor Fornasari, calma. Sì, perché fu la dispotica figlia del pregiudicato, del galeotto, dei rifiuti penitenziari. Perché non li previene? Ma io non posso, non ho veste. Ma se la metta! Ma sì, la metto. Letta, Giulia, questo resto ingenuo, giovane lavoratore, incapace di concepire il male e le perfidie di una megera. Rimbambito, ma scusi, ma come si permette lei, sa, si vergogna? Basta, silenzio! La mia famiglia è un limite! Siamo in un'aula di tribunale, basta! Non aspetta dalle querelle! Non siamo protetti dalla torre! Vedremo! La parola ai carabinieri faranno il loro dovere. Avvocato, la prego, vogliamo chiudere questo processo. Abbiamo altre obiezioni da fare. Ma se dobbiamo finire ancora da ricco. Chi, o signori del tribunale, ha violato la santità della famiglia, non certo l'onesto, ingenuo, giovane lavoratore, adescato e irretito, ma la bugiarda, la psicopatica, la non saziata, come diceva Catullo di Versia. Bugiardo, è un'infamia! Io getto la toga, eh! Mi consento di parlare anche senza toga, purché si concluda. Possono sopportare certi signore, ma siamo in tribunale. Avvocato, sono stata provocata, accidenti. Oh, signori! Se il mio difesa non fosse un onesto lavoratore e avesse avuto a disposizione dei mezzi, il suo matrimonio con la avventuriera di Forlimpopoli sarebbe stato legalmente annullato. Ma egli è soltanto un bravo giovane che ha l'esuberanza dei sensi. Non unisce un'altrettanta floridezza economica. Io non vi chiedo che gli sia assolto, ma, signori. Ma, no, avvocato, ma... Anche i peccati di maggio si debbono pagare, secondo la legge. Al vigile che leva la contravvenzione... Al vigile che leva la contravvenzione non interessa sapere se da una finestra si sia gettato sulla strada dell'immondizia o delle pelli. Il vigile applica la legge. Ma il codice che io leggo a me stesso... Articolo 556 prevede una pena che va da un minimo di un anno a un massimo di 5. Il pubblico ministero, che io non vedo più al suo posto di combattimento, anziché al minimo ha voluto accostarsi al massimo, ma il tribunale non lo seguirà, non lo può seguire. Gli anni della giovinezza e degli amorosi obli, anche se lontani nel tempo, che d'altronde è una pura convenzione, sono sempre presenti nel cuore degli uomini, nel gelo di queste aule, può raffreddarli. La massima indulgenza per lui, e indulgendo a lui, oh signori, vi sembrerà di indulgere a una parte del vostro passato, perché anche voi siete stati giovani. Restituendo questo giovane alla libertà, al suo lavoro, alle sue abitudini quotidiane, vi sembrerà per un attimo di avere ancora 20 anni. Bravo! Avvocato, è stato tanto bravo! Veramente bravo, bravissimo! Deputato, nulla da aggiungere? Se il signor Presidente permette... Pubblico Ministero, ho bisogno di replicare? No, non per ora. Chiedo che la discussione venga interrotta e che venga preso in esame un fatto nuovo che modifica il corso del processo. Ma concluderebbe? Ma dove siamo? La discussione è finita. Non credo di aver bisogno di ricordare all'onorevole difensore l'articolo 469 della procedura penale. La difesa propone incidente formale? Avremmo la facoltà, ma se il pubblico ministero, maestro di diritto, crede di poter interpretare a suo modo la procedura, e si accomodi pure, le chiami chi vuole, replica a piacere, controreplicheremo. E allora, signor Presidente, essendo intervenuto un fatto nuovo, chiedo che il tribunale voglia sentire un nuovo test. La difesa obiezioni? Non ci opponiamo a niente. Se qualcuno vuol divertirsi, divertiamoci pure. E allora procediamo, facciamo entrare questo nuovo test. Fate entrare. Permesso, permesso. Avvocato, ma che succede adesso? Non lo so, io sto qui come lei, che ne so. Ma com'è? Ora vedremo, signora. Ma che c'entra adesso quello? Tu vattene fuori. Ma come quello è l'amico mio. Ma io veramente... Ciao, Isolina.
Come fai a conoscerlo? Ma non lo conosco, papà. Se ti ha salutato. Ma mi avrà scambiato per un'altra. Avvocato, è quello qui. Ma sai, io sì. Buongiorno. 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 Chiedo all'eccellentissimo tribunale di interrogare il teste De Santis Mario, omonimo dell'imputato, il quale dichiara ed afferma di essere l'unico e legittimo marito di Isolina Fornaciara. Valeria! 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 Lo vedi che non avevo niente? Che ti avevo detto? E lasciatemi, sono innocente, l'avete sentito, no? Ma che succede? Ma chi è quest'altro De Blasi? De Santis. Ma avete scocciato con queste precisazioni? Me ne vado. Ma in questo mondo non c'è più nulla di serio. Ma neanche la biga mia. Ma me ne vado. Falla. Grazie, onorevole. Mario. Valeria. Mario mio, lo sapevo che eri innocente. Signori del tribunale, chiedo l'arresto di Fornaciari Solina per falsa testimonianza e del teste De Santis Mario per i reati di falso in atto pubblico, sostituzione di persona e ribellione alla forza pubblica. Quirino, se ci fossi, l'altro stai! Lasciate la casa! Io non c'entro niente! Io sono Mario De Santis, è lui De Santis Mario! Disgraziata! Allora è vero! Come hai potuto fare una cosa simile? No, non la voglio, quello lì, non la voglio! Voglio Mario, troppo brutto! No! A Mario! Sono stato io! L'ho trovato io! È stato Quirino tuo! Che ti aspettavi avvocato lunedì! Non fate largo, per piacere! Mamma, come ti senti? Il tribunale! Mamma, che ti piacemmo! Oddio, che momenti! Nome del popolo italiano, visto l'articolo 479 del codice di procedura penale, questo tribunale assolve. No, ma per non aver commesso il fatto e ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Mario. In questo momento notifico al De Santis Mario qui presente di averlo incriminato ai sensi dell'articolo 379 del codice penale del reato di autocalunnia. Autocalunnia, ma che non si preoccupi, reato per avere immediata confessione a questo tribunale incolpato se stesso del reato di bigamia che egli sapeva non essere mai avvenuto. Questo è il mandato di cattura. Mandato di cattura? Il mandato di cattura. Avvocato, ma dove sta l'onorevole? Lo mandi a chiamare, subito! Ma lo sente che dice quello, il mandato di cattura? Ma come? Ma io sono stato assolto! Ma che mandato di cattura? Avvocato! Massimo! Ma come? Brutto mascalzone! Ma dovrò uscire di qua, t'ammazzo a te quell'altro vecchiaccio! Delinquenti mascalzoni! Lasciatemi! Lasciatemi! Voi compite di guai e noi dobbiamo fare i miracoli! Ho accettato volentieri l'incarico di assistermi perché il caso mi interessa in modo particolare. L'ho studiato a fondo. Secondo me è un caso di mitomania complicato da una forma di amnesia a carattere steroide. Mi sono occupato di un caso simile nel 23. Era da poco avvenuta la marcia su Roma. La marcia su Roma. Bei tempi. Onore, la marcia su Roma. Bei tempi, perché avevamo qualche anno di meno. E questa piccina qui faceva il ginnasio. Io veramente avrei fatto le tecniche, onorevole. Poi non ero ancora nata. Già, come passa il tempo. Ruitora, come dice... Orazio. Dunque, dicevi, il nostro è un caso di mitomania. La parola viene dal greco. Mitos, favola, mania. Si forma nella psiche e nel subconsciente una sorta di intercapedine. Si abbassa una saracinesca che... Blocca la memoria. No, non esattamente. Ah. Si abbassa una saracinesca che... Sì, vabbè, che blocca la memoria. Ma scusa, avvocato, e l'ha visto l'altro? Quello vero? Quello non è un uomo, è un gnomo, un tappo! Ma papà, che cosa vuoi capire, scusa? È una questione del subconsciente, come dice giustamente l'avvocato. Tutto dipende da quel fatto che si abbassa, diciamo, la saracinesca. Tutti abbiamo la nostra saracinesca.
Oh, perfetto. Lei ha creduto in buona fede, e noi lo sosterremo con la nostra dottrina, che lui fosse quell'altro. In questi lunghi anni di solitudine lei si era creata del vero lui un'immagine del tutto ideale che ha coinciso con l'altro. Stia tranquilla, signora, mi occuperò di lei. Grazie. Avvocato, scusi, e Mario? Mario, chi è Mario? Come di Mario? Mario De Santis, il marito della signora. No, intendevo l'altro, Mario. Oh! L'ho abbandonato al suo destino. Si è portato molto male con noi. Gli avete mandato la parcella? Non credo che sia il caso. Pensa che lo condanneranno, avvocato? Dipenderà da chi lo difenda, certo. Che se capiterà nelle mani di qualche avvocatucolo. Stai fresca. Povero Mario, era così simpatico. Isolina. Nobile Ofelia, va in convento. Oh, grazie, onorevole, io non fumo. Oh, pardon, scusi. Scusate, sorella. Questi sono clienti seri. Hanno sì? Un sacco di denari. Hanno anche il metano. Siano dato Gesù Cristo. Sempre siano dato. Sempre. Ciao papà. Dobbiamo andare adesso. Sì, sorella. Sì, forti, Solina. Beata lei, sorella. Non sa cosa vuol dire aver due mariti. Coraggio, figliola. Vedrai che troverai anche tu la tua pace qua dentro. Ne ho tanto bisogno, sai. Arrivederci. No, anzi, speriamo di non arrivare più. Ma come, quello è quell'altro? Oh, ma non è mica lui. E allora? Ma Maria mia, non esce amore. È la libertà provvisoria. Ma che fai? Ma lei non è fatta come conti. Un momento, fermati. Ma che? Ma come arrestare l'altra volta? No, su, andiamo, andiamo. Ma sia qua, non mi è venuto in mente. Andiamo, ma sto libero. Ma che mi riportate dentro? Non viene stare calmo, se no è peggio. Ma devo uscire, io sono onesto. Sì, sì, ho capito. Ho capito che devi uscire. Ma sì, non me lo vedo che una volta, eh. Cammina, cammina dentro. Capito? Ecco il visto d'uscita. Va bene. Salve. Mario! Mario! Valeria! Mario mio! Amore, come stai? Mario! Amore! Mario! Tesoro, come stai? Bene! Mario! Guido! Ma Mario già sei uscito! Mannaggia, mi dispiace! Anzi no, sono contento! Ciao, Donino! Ma che hai fatto, eh? Niente, la solita storia, è il solito caso d'omonimia! Ti mando subito l'avvocato! L'avvocato? Sì! E che sei matto? E io mi difendo da me! Mandami piuttosto qualche pacco! Ciao, bello! Ciao! Andiamo, mi raccomando, eh! Niente avvocati! Supplì, sigarette e pedalini! Poveraccio. Ma sei sicuro che si tratta proprio di omonimia? E valla a sapere, capirà, ne succedono tante. Guardate a me. Anzi, a questo proposito, avvocato, bisognerà cambiare nomattonino, sa? Che c'è? Ce ne sono troppi di Donino De Santis. Certamente, si può fare la pratica. Hai ragione, sì. Figura del lui. Ah, Toni. Chi ha fatto? Comincia a cambiare le mutandine. Oh, Mario! Mario, è carino, bello di nonno, ci vuole un nome difficilissimo, che non ce ne sia un altro, perché se no sono difficili. Antenore, per esempio. Ecco qua. Temistocle. Calogero. Perché non gli mettiamo un nome di smondo? Agenore. No, Amerigo come me. Che bello. Astrupa.